E siamo giunti all'ultima parte di questa rubrica. No! 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 Sono rimasta davvero colpita di quanto vi sia piaciuta e vi ringrazio per tutti i like e i commenti lasciati. Arigatou gozaimasu! Per questo ho pensato a un piccolo sequel, se vi va. Yes! 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 In cui parlare degli amori delle principesse Disney escluse dal brand per un soffio. Ma... lo realizzerò solo quando una delle prime quattro parti raggiungerà i 2000 mi piace. Quindi spolliciate e condividete quanto più possibile. Lo condivido subito. Ma ora basta chiacchiere e iniziamo. Sono davvero in tanti quelli che mi hanno scritto che tra Tiana e Naveen è sicuramente vero amore. Questo perché entrambe rinunciano ai loro obiettivi primari per la controparte. Ma siete davvero sicuri che questa scelta sia stata dettata dal cuore e non da altro? Cosa vai farfugliando? Tiana è concentrata prettamente sull'ottenere un suo ristorante. Ho un turno doppio stasera, le sue frittelle. Solo così posso... mettere da parte i soldi per il ristorante, lo so, lo so. Ragazza, non fai altro che lavorare! Pronto? Magari un'altra volta. E Naveen è un piacione alla disperata ricerca di dote. Voglio offrire da bere a tutti! Con che cosa? A questo punto avete solo due scelte. Sposare una ragazza molto ricca o trovarvi un lavoro. E se è vero che esteticamente lui è subito attratto da lei, caratterialmente questi due non si prendono proprio. Come hanno fatto dunque a finire insieme nel giro di qualche giorno? Ma io che cazzo ne so? Ebbene, diciamo che è stata una questione di istinto. In che senso? Nel corso del film possiamo vedere come l'istinto animali a tratti sembra prendere il sopravvento su di loro, che restano rane per il 90% della pellicola. Che cosa? Oh no, 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 no. Non se ne parla neanche. Non posso baciare un ranocchio e mangiare un insetto nello stesso giorno. Ah! No, no, no! Potrebbe dunque il loro avvicinamento essere solo un istinto anfibio all'accoppiamento? La risposta è sì. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. L'istinto alla riproduzione ha avuto la meglio sui loro desideri umani e ha fatto sì che entrambe mettessero in discussione le proprie priorità, portandoli a scendere a compromessi pur di soddisfare questo nuovo bisogno. Non mi convince affatto. Dai, andiamo. Questi neanche pensano più di provare a tornare umani. Restiamo due rane, Ray. E restiamo insieme. Quando, nel peggiore dei casi, avrebbero semplicemente potuto ritentare l'anno dopo. Quale persona in piena facoltà mentale accetterebbe una cosa simile? Oh. Per queste ragioni la coppia non può avere il timbro di vero amore. Inutile dire che per quanto riguarda l'analisi di questa coppia, ero nel pallone totale. Non ho idea di cosa stia dicendo, non ho capito un benemato cazzo. Questo perché, se è vero che Eugene ha effettivamente una crescita romantica all'interno del film e passa da questo... Non riesco a fare a meno di notare che sembri leggermente in guerra con te stessa. Cosa? Ho capito solo per grandi linee, naturalmente. Madre iperprotettiva, vietatissimo uscire. Insomma, ragazzi, è roba seria. Ma vorrei alleggerirti la coscienza. Ci rimugini troppo sopra, dammi retta. Tua madre se lo merita? No. Le spezzerà il cuore e ne sarà schiacciata? Ma è chiaro. Però tu devi farlo lo stesso. Le spezzerà il cuore? A metà. Ne sarà schiacciata? Un chicco d'uva. Le si spezzerebbe il cuore, sì. Hai ragione. In effetti, ho ragione. A questo? Andrà tutto bene, però, tranquillo. No, Rapunzel. Te lo prometto, devi fidarti di me. No. Sta calmo, tu respira. Non ti lascerò fare questo. E io non ti lascerò morire. Ma se mi salverai, sarai tu a morire. Ehi, andrà bene, vedrai. Rapunzel, aspetta. Per Rapunzel la situazione è molto più complessa. La ragazza, infatti, non è mai uscita dalla torre, non ha mai avuto a che fare con le persone e per tutto il film dimostra di avere un'enorme ingenuità nei confronti del genere umano, avendo di esso solo una visione in positivo. Per Rapunzel non esiste la cattiveria e questo suo tratto viene rimarcato anche nella serie,
che grazie a Lorenzo che mi ha scritto questo commento e mi ha fatto venire dubbi, ho ricontrollato. Ero infatti convinta che questa si svolgesse dopo il matrimonio tra Rapunzel e Eugene, molto probabilmente perché il corto è uscito prima, e invece no. No? Tra l'altro Rapunzel nella serie si svincola più di una volta dalla proposta di matrimonio del suo ragazzo, confermando che forse alla fine del lungometraggio non era del tutto convinta di quel sentimento. Oh, che cosa? Chi sei tu? E come ci sono finita qui? Ma esattamente come è successo tra Aladdin e Jasmine nella serie di Aladdin, il loro amore ha tempo di crescere e maturare, portandoli all'altare solo quando ormai pienamente consapevoli. Quindi, come votato anche da voi, questi due meritano il timbro di vero amore. Per fortuna. Immaginate se invece poi mi accorgevo che non era vero amore, ma voi avevate votato di sì e... Vabbè, andiamo avanti. Oh, ed eccoci arrivati all'ultima principessa della rubrica. Sarà quello tra lei e Kristoff vero amore? La risposta è no. Come no? Lasciate che vi spieghi. Anna è la classica ragazza innamorata dell'amore. Cioè, come sarebbe? Le persone come lei sono talmente desiderose di vivere una relazione che letteralmente tendono a buttarsi tra le braccia della prima persona attraente e interessata che incontrano. Ed Anna lo fa prima con Hans. E poi con Kristoff, che a rigor di logica è il secondo ragazzo papabile che incrocia. Malgrado la famosa frase di Elsa, infatti, non puoi sposare un uomo che conosci appena. Sua sorella finisce comunque con il mettersi con un uomo conosciuto solo un paio di giorni prima. Perfetto! E sì, è vero, lui aspetta 3 anni prima di farle la proposta. Ma al contrario delle altre coppie analizzate, qui, tra i due, non vedo nessuna crescita. In Frozen 2, infatti, è piuttosto ovvio che ad Anna freghi davvero poco di lui, che ci sia oppure no, sembra quasi non far differenza. La principessa se n'è andata con la regina. Cosa? Aspetta, che? Cosa? Non proverei a seguirle. Sono belle che andate. Belle che andate? Quindi, già... Cioè, neanche lo nomina nel momento per lei più tragico. Olaf, Elsa, che cosa farò ora? Ma vattene a fanculo! Per quanto riguarda Kristoff, da quel che si capisce è un povero orfano cresciuto dai troll, che non ha mai avuto a che fare con una donna in vita sua. Ha portato una donna! Gli si presenta la principessa simpatica e gnocca. Direi che sarebbe stato uno stupido a non buttarsi. Effettivamente! E sarò cattiva io, ma qualcosa mi dice che avesse anche paura di non trovare nessun'altra che se lo prendesse. Magari trovi disarmante quell'odore un po' ruspante. Sono migliori le renne, Sven, tu ne sai di più. L'umano è cattivo, crudele, nocivo, solo uno è buono e sei tu. Non vuoi dargli un bacio perché fiuto è poco macio. Aspetta, che? 6 semplici parole, non sono gay ma posso imparare. E quindi per loro niente timbro di vero amore. E questo è il quadro completo. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo oppure no? Lasciatemelo scritto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale ed attivare la campanella per nuovi video.